famoso saggio Il Fanciullino definisce la sua poetica. Svolgimento. Pascoli, elaborando questa sua nozione di fanciullino, tentò di riconnettere la propria esperienza personale, la vicenda della sua poesia, no? La sua nostalgia assoluta di un'infanzia perduta ad una visione generale della poesia, del poetico, no? La poesia è qualcosa di originario, collegata all'origine dell'umanità. Il poeta è come un fanciullo perché esprime le sensazioni di base, no? Ciò che c'è di profondo nella realtà vitale dell'universo, del mondo. No? Il poeta è il fanciullino che c'è in ognuno di noi. È quella parte dell'io che riesce a vedere le cose ancora con una freschezza primitiva, come se le incontrasse per la prima volta. E il poeta deve vedere così e deve vedere e scoprire le cose, non crearle da sé. Il fanciullino è colui che sa vedere prima di tutto le cose trascurate, le cose domestiche, le cose che nessuno guarda più e che tutti dimenticano. Siccome guarda le cose dal basso, vede tutto un po' grande anche, no? C'è anche questo contraccolpo, vede tutto eroico. Quindi nel fanciullino c'è un poeta domestico, ma c'è anche, diciamo così, un poeta omerico. Vedere e udire. Altro non deve il poeta. Il poeta è l'arpa, che è un soffio anima, e la lastra che è un raggio dipinge. La poesia è nelle cose, un certo etere che si trova in questa più, in quella meno, in alcune sì, in altre no. Il poeta solo conosce, ma tutti gli uomini, poiché egli significò, lo riconoscono. Egli presenta la visione di cosa posta sotto gli occhi di tutti e che nessuno vedeva. Disse una rondine e fu giorno, un giorno di pace e lavoro, che l'uomo mieteva il suo grano. E per tutto nel cielo sonoro saliva un cantare lontano.